Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere una cosa, voglio farvi vedere che se andiamo a comprare nei supermercati le piante, bisogna fare molta attenzione che ci vendono anche le piante secche. È semplicissimo, basta uno che guarda se c'è il germoglio verde, se sta germogliando, se no si guarda, vedete queste, qui c'è la pianta verde, basta che si va così e uno gratta. Adesso vedete che esce il verde. E invece questo qua che è secco, uno se lo spezza si vede subito, spezzandolo si vede che è secco, che se te vai lì a grattarlo è secco, cioè non si attacca, la corteccia non si stacca e non viene verde sotto. In pratica vi spiego. Io qualche anno fa mi è successo andare al supermercato, come andiamo tutti, e ho trovato un signore che aveva una pianta secca, è andata a comprarla. E gli ho detto, l'ho fermato e ho detto, guardi che non compri questa pianta, è secca ormai, perché le lasciano lì dei mesi, lì dentro in promozione, poi te li vendono, però nel frattempo la pianta non le bagnano, non gli fanno niente nei supermercati, nei grandi centri commerciali, non gli fanno proprio niente. Le mettono lì e le lasciano lì. E noi, se andiamo là, uno deve o anche se non sei esperto, dacci un occhio se è verde o secca, perché adesso sì, in inverno non c'hanno le foglie, ma se la pianta è secca, che te l'hanno lasciata lì dei mesi lì, è inutile che te spendi i soldi a comprare una pianta secca. Vabbè, ho voluto portarvi questa tematica delle piante. E se vi piace la materia, il canale, vabbè, tutte queste cose, come dico io, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e vabbè, tutte queste cose qua. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!